Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata all'accorato appello rivolto all'amministrazione comunale di Gela da Don Luigi Petralia. Il parroco della chiesa Santa Lucia chiede che continui serenamente il dialogo con la multinazionale del Canas e Zampe. La città, scrive il sacerdote, non può ignorare la presenza dell'industria. Vediamo. Ha preso carta e penna per una riflessione post-elettorale il parroco della chiesa Santa Lucia, Don Luigi Petralia. Aver scelto il Movimento 5 Stelle a guida della città impegna il nuovo sindaco e la sua amministrazione a dare risposte nuove ed efficaci per la crescita e lo sviluppo dei settori più strategici della vita dei cittadini. Sono le sfide dell'industria, del turismo, dell'agricoltura, ma anche della povertà, la criminalità, della disoccupazione, della legalità. Il Movimento 5 Stelle, definito come anti-industriale ed ambientalista. Non penso, scrive Petralia, che chi è ambientalista, cioè a favore dell'ambiente, debba essere necessariamente contro l'industria. L'ambiente e la salute dei cittadini vanno salvaguardati per ovvi motivi. L'industrializzazione deve sviluppare le potenzialità dell'ambiente a favore di una vita umana, sana ed armonica. Ciò che va eliminato, rimarca il sacerdote, non è l'industria, ma ciò che inquina e distrugge sia l'ambiente sia la salute del lavoratore e della comunità umana. Quando invece il valore supremo diventa il profitto ed il guadagno economico, allora si tenderà a risparmiare sul resto a danno dei valori umani ed ambientali, provocando anche discariche e smaltimento illecito ed illegale. La vittoria dei 5 Stelle non vuole significare che i cittadini vogliono lo smantellamento totale della raffineria. Dall'esito delle urne è affidato alla nuova giunta il compito di riprendere il dialogo con Alleni con lo scopo di sviluppare l'occupazione e di integrare il bene industriale ed il bene ambientale senza distruggere nulla. I 60 anni di storia industriale di Gela con il petrolchimico non possono essere cancellati. Lo sviluppo della città che possa ridurre la grave piaga della disoccupazione non può prescindere dalla cultura industriale, ma che sia rispettosa dell'ambiente e che tenga ben presente tutti quei saperi consolidati nel territorio ed in tutto il distretto industriale nato attorno all'avventura Eni. Su queste basi la nuova amministrazione dovrà cimentarsi per il rilancio di una città che sappia valorizzare bene industria, agricoltura e tutte le risorse naturali che la nostra terra possiede. Solo un nuovo grande patto che veda al centro la grande industria potrà creare le condizioni di un nuovo e duraturo sviluppo che dia prospettive a tanti giovani. Il mare ed il sole, le antichità della città greca di Gela, l'agricoltura e altri beni e valori sociali sono ricchezze da valorizzare. Studiare un piano organico ed incrementare i restauri e le proposte socioculturali ed educative può significare, dice Petralia, una riscoperta di Gela e del suo territorio con possibile incremento occupazionale sia nei tempi estivi che in tutto l'arco dell'anno. La povertà economica, la criminalità organizzata e non, i traffici illeciti, l'abbandono scolastico ed altre emergenze devono essere costantemente sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale in sinergia con le forze dell'ordine e le altre istituzioni dello Stato. Luigi Petralia lancia un appello all'unità di tutte le forze positive presenti nel territorio gelese affinché si superino le divisioni ideologiche ed organizzative e si cooperi tutti per progetti ed obiettivi comuni e necessari all'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, allo sviluppo e alla difesa dei posti di lavoro. Ciò sarà di base per un adeguato sviluppo occupazionale, un punto di sostegno coraggioso e prevedere il reddito di dignità per i disoccupati. La mafia, conclude Don Luigi Petralia, si sconfigge vincendo la povertà e allo stesso tempo educando i giovani e le nuove generazioni al bene comune, alla dignità della persona e ai valori dello spirito umano e religioso per chi è credente. Rimane sempre vero il detto biblico: non di solo pane vive l'uomo. Siamo alla cronaca, ancora arresti a Gela eseguiti dai carabinieri per furto sui binari. Le manette sono scattate ai polsi di Angelo Truisi, 39 anni, Vincenzo Carusotto, 23 anni, e di un cittadino rumeno di 54 anni, Nicola Bughianu. Tutti i residenti a Licata sono stati bloccati in contrada Mangiova nell'agro di Butera, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre asportavano centinaia di bulloni e altro materiale di raccordo della linea ferrata. Su un furgone Fiat Doblò, i militari hanno rinvenuto oltre 150 kg di materiale ferroso che poi sarebbe stato rivenduto.
Ennesima aggressione ieri in spiaggia di un feroce branco di cani randagi verso bagnanti. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, annuncia azioni a breve e a lungo termine per arginare l'emergenza e pianificare una risoluzione definitiva dell'atavico problema. Sentiamo. Sindaco, se la memoria non ci inganna, lei già da rappresentante del quartiere Macchitella aveva portato avanti la battaglia per risolvere il problema dei cani randagi, specialmente nelle spiagge dove a rischio sono soprattutto ragazzi, bambini e anziani. Sì, il problema è conosciuto, diciamo che col tempo si è pure accentuato. E in questi giorni sta diventando un problema notevole per tutelare la salute pubblica. Noi già da subito abbiamo chiesto delle lucidazioni alla dirigente del settore e all'azienda che effettua il contenimento dei cani randagi. È chiaro che praticamente però i risultati sono stati ancora ad oggi deludenti ed è per questo che noi li stiamo attenzionando. E soprattutto abbiamo cercato di fare una conferenza dei servizi con il dottor Farrugia, che è responsabile dell'ASP per quanto riguarda il servizio veterinario, che anche con la direttrice del servizio, la dottoressa Zanone, è il responsabile della ditta Ambiente Italia, signor Greco, solo che purtroppo ieri a causa di un accavallarsi di altri incontri l'incontro è saltato, quindi noi lo rifaremo nel più breve tempo possibile, però siccome la situazione sta precipitando abbiamo sollecitato per le vie brevi tutta una serie di attività ed è stato richiesto che il sindaco venga aggiornato sistematicamente, sia la mattina che a mezzogiorno che la sera, per quanto riguarda l'evoluzione di questo intervento. Già sono state effettuate delle catture, però il branco è notevole, quindi bisogna starci più attenti. Sindaco, lei oggi ha più volte sottolineato una circostanza, va bene il rispetto assoluto e massimo per tutti gli animali, ma tra la tutela di un diritto di un animale e la tutela alla salute e alla incolumità dei cittadini, lei non ha dubbi? No, non ho dubbi, è chiaro che si possono catturare i cani senza potergli creare dei danni, è la cosa auspicabile, ma sicuramente se non è possibile con dei metodi diciamo innocui bisognerà affrontare altri sistemi, perché capisco tutelare la salute degli animali, ma la salute dei miei concittadini sicuramente è più importante. E nel corso della conferenza stampa di questa mattina a Palazzo di Città il sindaco ha annunciato le 6 deleghe che verranno assegnate ai rispettivi assessori: tutela della salute e dell'ambiente, gestione e sviluppo dei servizi urbani, energia e sviluppo economico del territorio, valorizzazione sociale e controllo del territorio, risorse economiche e relazioni esterne, infine pianificazione e valorizzazione del territorio. Le assegnazioni delle deleghe ai nomi saranno annunciate sabato mattina alla presenza dei componenti di tutta la giunta messinese. Adesso parliamo del mercato settimanale di Gela, che martedì prossimo salterà un turno. Si aspetta nelle more la regolarizzazione dei commercianti rispetto a quanto dovuto all'anno 2014. Intanto resta confermato il mancato rinnovo dell'area mercatale di Sette Farine. Vediamo. Sindaco, il mercato settimanale salta un turno. Martedì prossimo non ci sarà l'installazione delle bancarelle. Quali sono le motivazioni, ma soprattutto come ci si organizzerà per il futuro? Ma è stata una richiesta da parte dei sindacati che rappresentano la categoria degli ambulanti, i quali hanno chiesto un maggiore tempo a disposizione per mettersi in regola sui pagamenti per il 2014, anche perché l'amministrazione è stata molto chiara che le autorizzazioni che sono state già annullate proprio per la mancanza di pagamento non verranno riattivate e che per poter andare ad operare nella nuova area bisognava essere in regola con il pagamento del 2014. Siccome il tempo
per potersi mettere in regola hanno ritenuto che fosse molto esiguo. Le stesse rappresentanti sindacali hanno preferito saltare una settimana di mercato settimanale in modo tale da potersi meglio organizzare. E invece sulla controproposta che aspettate entro giovedì prossimo, che cosa ci può dire? No, in realtà serve solo esclusivamente per poter cogliere dei suggerimenti da parte di chi opera nel settore. La nostra proposta è ben articolata e strutturata, però è chiaro che chi opera nel settore può avanzare dei miglioramenti che questa amministrazione potrà accettare. Poter concordare con gli operatori miglioramenti sicuramente credo che sia utile a tutti. Sono confermati circa 273 stalli? 272 stalli che sono coloro che sono in regola con i pagamenti fino al 2013 sostanzialmente. Ora si devono mettere in regola col 2014 perché su 272 soltanto 30 erano in regola e quindi, se permettete, io devo tutelare i cittadini nigeresi, perché se no questi soldi li dovremmo pagare tutti noi, non mi sembra corretto. Quanto costerà il mercato settimanale tra pulizia, rifacimento del disegno degli stalli e fruizione dei bagni? Diciamo che in realtà il costo in parte già è considerato un capitolato d'appalto per la pulizia che è stato dato alla Tecra e quindi già in realtà non lo paghiamo, però con questo nuovo insediamento andremo a recuperare queste somme, perché tutte le spese che verranno affrontate per poter gestire l'area mercatale verranno trasferite in toto sugli ambulanti, con la attenzione dovuta, perché andando a rispettare quello che è previsto dal regolamento, cosa non fatta, i pagamenti già dal prossimo anno dovranno essere anticipati e non più posticipati. Sostanzialmente quello che pagheranno gli ambulanti servirà a compensare le spese. Sì, l'amministrazione non ci vuole pagare, ma non vuole pagare, a fare pagare però ai cittadini degli oneri con cui altri ci guadagnano. Sono aperte fino a domani le iscrizioni per i primi anni per il 2015-2016 dei corsi di saldatori, tubisti, elettricisti, estetiste e ristorazione presso il CNOSFAP dei Salesiani di Gela. I corsi sono dedicati ai ragazzi in obbligo formativo dai 14 ai 17 anni e inizieranno entro settembre. Per informazioni bisognerà chiamare il numero di telefono 0933-76-0211. Adesso parliamo dell'iniziativa che ha interessato il commissariato di Polizia di Gela, Porte Aperte agli alunni delle scuole. Sentiamo ai nostri microfoni il funzionario Laura Romano. Dottoressa, avete aperto ieri le porte del commissariato a dei bambini, a degli alunni, ed è un'iniziativa lodevole che parla solo ed esclusivamente di legalità. Sì, assolutamente. Siamo molto felici di averlo fatto, di avere intrapreso un'iniziativa che sarà resa sempre più assidua nel corso del tempo e aperta alle scuole che riapriranno appunto dopo la stagione estiva. In questo caso si trattava di bambini che svolgono attività ludico-ricreative legate ai crest estivi. Ed è stato molto, molto bello averli qui e consentire loro l'opportunità di percepire concretamente quali sono i servizi resi dalla Polizia di Stato e come opera il commissariato di Gela nel territorio gelese. Prima di ieri i bambini, gli alunni, gli studenti che concezione avevano della Polizia di Stato? Ma io credo che abbiano una concezione positiva, quasi mitologica in qualche modo, della polizia e delle forze dell'ordine in generale. Piuttosto, negli ultimi anni si è veicolato un messaggio distorto rispetto anche ad esempi poco lodevoli di elementi delle forze dell'ordine che magari non hanno dato lustro alla nostra attività. Però quello che ci aspettiamo intraprendendo questo percorso formativo, comunicativo con gli alunni, è proprio trasmettere un'idea di quello che effettivamente fa un poliziotto, di quanto lavora, di quanti sacrifici fa anche a dispetto della partecipazione alla propria vita familiare per il bene comune. E quindi questo li ha resi felici di vedere da vicino i mezzi della polizia, di vedere da vicino come si gestisce un intervento dalla sala operativa, come si effettua un fotosegnalamento, tutte cose che normalmente non si ha la possibilità di vedere concretamente. E quanti di questi bambini le hanno manifestato
avuto l'intenzione un giorno di diventare poliziotti? Tanti, sia maschi che femmine. Ci hanno fatto tantissime domande, manifestato grande curiosità rispetto a tutto quello che hanno visto e che abbiamo descritto, no? Quella che è la nostra attività ha suscitato grande attenzione da parte loro. Donazione di sangue domani nei locali del centro di raccolta fisso di via degli Appennini numero 5 a Gela. L'iniziativa è della sezione locale dell'ADAS. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. In occasione dei festeggiamenti del 20° anniversario dalla costituzione dell'Associazione Culturale Musicale Gelese Giuseppe Verdi, presieduta da Salvatore Domicoli, domenica 5 luglio prossimo alle 20, nel cortile del Convitto Pignatelli, l'Orchestra Giovanile di Fiati eseguirà un concerto dedicato al maestro Francesco Renda nel 50° anniversario dalla sua scomparsa. All'evento parteciperanno insigni personalità del mondo della musica, il colonnello maestro Fulvio Cre, già direttore della banda della Guardia di Finanza e della banda dell'Esercito Italiano, che dirigerà alcuni brani inediti del maestro Renda, il docente del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Lea Pavarini, e il cultore di storia patria gelese Nuccio Mulè, che porteranno alcune testimonianze storiche sulla figura del maestro Renda. Assieme all'Orchestra Giovanile di Fiati si esibirà in concerto il coro polifonico Perfetta Letizia. Le due realtà musicali gelesi sono dirette dal maestro Francesco Falci. Lo stesso giorno di domenica alle 11 un corteo con la banda musicale Giuseppe Verdi partirà da Piazza Martiri della Libertà per il cimitero monumentale, dove sarà deposta una corona d'alloro sulla tomba del maestro Renda. Indipendenti e autonome l'una dall'altra coltivano una sana collaborazione, chiesa e politica, nel post-concilio. È stato questo il tema dell'incontro di studio tenutosi nella cripta della cattedrale, promosso dal Centro Studi Cammarate e dall'Associazione Culturale De Gasperi, a cui hanno preso parte l'ex sindacalista della CISL Savino Pezzotta e Gianluca Potestà, ordinario di storia del cristianesimo all'Università Cattolica. Un incontro che ci permetterà di riflettere sulla relazione fra Chiesa e politica, che risulta molto importante oggi nella nostra società plurale, nella quale i cattolici sono chiamati a dare un contributo nuovo rispetto al passato, rispetto a una situazione nella quale esisteva un partito unico. Un incontro che ci farà riflettere anche sul post crollo del muro di Berlino e dunque sulla fine di un partito unico, di un soggetto unico dei cattolici in politica, cattolici che sono chiamati con la propria coscienza credente a impegnarsi in ogni partito, in ogni realtà. Io credo che la prima questione è questa autonomia tra la Chiesa e la politica. Il compito della Chiesa è quello di annunciare il Vangelo, è quello di amministrare i sacramenti, cioè ha un compito religioso che però non è separato dalla dimensione civile. Come dice il Concilio, la Chiesa ha l'obbligo di un giudizio morale sui fatti politici. Questo è, diciamo, l'elemento di fondo e pertanto, partendo da questo, diventa collaborativo il rapporto tra i due soggetti. Dovremmo stabilire che il termine Chiesa è inclusivo sia del clero e della gerarchia sia dei laici. Quindi in un certo senso poi vi sono all'interno della Chiesa coloro che hanno compiti più ravvicinati rispetto alla politica e altri invece che se ne dovrebbero tenere a maggior distanza. Quando sono stato invitato alla manifestazione odierna mi sono state prospettate due foto diverse per l'invito. Poi credo che sia stata scelta quella che esprime la situazione più recente, e cioè Papa Paolo VI vicino ad Aldo Moro. L'alternativa sarebbe stata quella di un prete, probabilmente un parroco, che arringa la popolazione da un palco e accanto a lui un Amintore Fanfani abbastanza distratto che guarda in un'altra direzione. Sono due modalità passate di intendere il rapporto tra gerarchie e laici impegnati in politica. Vi ricordiamo che Canale 10 è visibile anche sul canale LCN 815, oltre che sul 612. Dunque vi consigliamo di risintonizzare i vostri televisori. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh.
Nixon read, and what the hell is on Joey's said? This is where I grew up. Sono i 74 scatti di Ettore Garozzo e Ferdinando Scavone, che trovano il loro spazio creativo nelle sale di Viale Conte Testa Secca. Oggetti e colori ritraggono l'essenza di ciascuno dei fotografati, gente comune, ma anche personalità più o meno note della città, che hanno voluto immortalare in una foto per raccontare, nonché il titolo della mostra, ciò che più li rappresenta. Immergersi nella lettura di un libro, insegnare un mestiere al proprio nipote, raccontare tra i tasti di una vecchia macchina da scrivere ciò che succede in città sono soltanto alcune delle storie che i protagonisti degli scatti vogliono rivelarci, condividendo con chi li osserva l'emozione di rappresentare una parte di loro con due degli oggetti che hanno accompagnato ed accompagnano il loro cammino di vita. Abbiamo un mondo variegato di immagini e di persone che vanno dal bambino di poco meno di un anno a ottantenni, che si sono prestati tutti quanti con lo stesso spirito a portare avanti questo progetto fotografico che oggi vi proponiamo come spazio creativo. Io e appunto Ferdinando Scavone da un po' di mesi ci siamo messi assieme e vorremmo proporre a Caltanissetta un po' un modo di fare fotografie, non solo, che vada oltre l'immagine, che aiuti a creare, che aiuti a raccontare le tante cose che la fotografia può creare e raccontare. Questi scatti vogliono essere intanto l'inaugurazione di un'idea, perché Spazio Creativo fondamentalmente è un'idea nata dal connubio tra me, che forse sono un po' la parte più tecnica, e Ettore Garozzo, che è un po' la parte più creativa di questo connubio. E questi scatti vogliono essere un modo trasversale di raccontare le persone della città, perché alla fine sono tutte persone nissene, con anche persone che sono trapiantate a Caltanissetta. Non ci sono stereotipi, ci sono persone di diverso sesso, di diverse religioni, di diverse età, di diverse culture, quindi vuole essere un modo per raccontare anche magari un po' il dietro le quinte di queste persone. Siamo allo spettacolo, la compagnia teatrale Antidoto di Gela da domani al 12 settembre prossimo presenterà teatro e cinema sotto le stelle. Si comincerà domani alle 21.30 presso il piazzale del Cineteatro con lo spettacolo Prestami a Tom Mugheri. Il prezzo è di 5 euro a coppia. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani.